stesso posto, stessa ora, in questi giorni di campagna elettorale, la mattina a Porta di Ponte è spesso un via vai di giornalisti. Dopo Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, atteso oggi Paolo Ferrero, segretario nazionale del Partito Comunista, venuto ad Agrigento per sostenere la candidatura di Giampiero Carta, il candidato della sinistra, vincitore delle primarie. Agrigento è stata mal governata in questi anni. La raccolta differenziata dei rifiuti non si è vista. Sul versante dello sviluppo del turismo non si è fatto nulla per trasformare un turismo mordi e fuggi in un turismo che portasse della ricchezza per la città. Sulle questioni dell'acqua abbiamo una situazione di privatizzazione con le tariffe anche qui altissime. Allora la nostra idea è che con la lista Agrigento Beni Comuni si parte esattamente da chi nella città si è sempre battuto per l'acqua pubblica, ha raccolto le firme per il referendum, per fare la raccolta differenziata, per uno sviluppo economico che a partire dal turismo riesca a produrre posti di lavoro veri. E poi c'è la questione dei servizi sociali. Siamo davanti a una giunta che ha tagliato i servizi sociali al lumicino, è una cosa vergognosa perché vuol dire che i bambini, i portatori di handicap, gli anziani non c'hanno nessun servizio. Noi invece pensiamo che i comuni debbano avere nella spesa sociale il punto centrale della loro iniziativa. Sono state rubate le grondaie in rame del convento di San Francesco a Favara. Ignoti avrebbero con ogni probabilità compiuto il gesto criminoso perché in tempi di crisi il materiale di cui sono composte diviene sempre più pregiato e facile da smerciare, altra tegola per le magre casse del convento. I monaci del convento favarese infatti devono fare i conti ogni giorno di più con i problemi economici. La struttura è anche punto di accoglienza di diversi immigrati ospitati gratuitamente. 5 nuovi giudici si insedieranno domani al Tribunale di Agrigento. Si tratta di Michele Contini, Graziella Luparello, Chiara Gagliano, Santina Bruno e Ermelinda Marfia. Per accogliere i nuovi arrivati si terrà una cerimonia presso il Tribunale di Agrigento. Risale a pochi giorni fa l'arrivo del nuovo presidente della prima sezione penale, Giuseppe Melisenda, che ha sostituito Antonina Sabatini. Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Giacomo Forte ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 persone, indagate nell'inchiesta Tetris, un'indagine che riguarda presunte irregolarità nell'affidamento di appalti inerenti al settore della solidarietà sociale nel comune di Agrigento. I reati contestati a vario titolo sono quelli di turbativa d'asta, abuso in atti d'ufficio e falso. L'udienza preliminare, che si sta celebrando dinanzi al GUP del Tribunale di Agrigento, Valerio D'Andria, proseguirà il 9 e il 16 maggio con le arringhe dei difensori. Un incidente sul lavoro si è verificato ieri in via Pomo a Racalmuto. Alessandro Tulumello, 25 anni del luogo, è caduto dal tetto dell'abitazione che aveva da poco preso in affitto e dove andrà ad abitare con la futura moglie, mentre stava sistemando l'antenna della TV. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale civico di Palermo, dove è stato ricoverato nel reparto di ortopedia. Le sue condizioni non sono considerate gravi. Sul luogo dell'incidente si sono recati carabinieri e vigili urbani per accertare le dinamiche dei fatti. È stato trovato seduto in un bar di Porta di Ponte, invece di essere agli arresti domiciliari. Per il tunisino Zamir Gelassi, 22 anni, da tempo residente ad Agrigento, sorpreso dai poliziotti della sezione volanti, sono scattate le manette ai polsi. Dopo l'arresto nella camera di sicurezza, il nordafricano, su disposizione del giudice, è stato collocato agli arresti domiciliari. Riprendono dal prossimo 6 maggio i voli per Lampedusa e Pantelleria e saranno garantiti fino al 31 ottobre. I turisti potranno raggiungere le due splendide isole al costo di 35 euro a persona. La situazione era diventata allarmante dopo che la Meridiana Fly, che si era aggiudicata l'appalto per la gestione del servizio 2 anni fa, aveva sospeso i voli verso le isole.